Allora, tantissimi messaggi, bentornato prof qui per il tuo angolo, perdiamo un paio di minuti, lo facciamo fra qualche minuto. Buonasera Gabriella Boggio, Buonasera a tutti. bella questa accoppiata, Gabriella Una bionda e una Cosiglia, bruna, e una bionda vai. e una bruna, Secondo me le spendono veline. 2 minuti a Sono litigare. le Non fans allargarle. dell'angolo, le fans dell'angolo del prof. Allora, Gattuso piace un sacco, eh? Gattuso piace un sacco, Flavio, ma non soltanto Flavio. Sì, ma dice anche. Leggere un pensierino. Aspetta, qua dice, ma l'avete mai guardato Chiellini? Ah, ecco, a proposito Ah, di Belli, riferito a Luca a proposito Fusi. di Belli. Vittorio dice: "Buonasera, come ultima puntata non mi va di essere serio, per cui sono convinto che Cairo spenderà i soldi per fare un toro forte e competitivo." Vittorio, come sei cattivo però, Quindi è una battuta questa era, di voleva essere una Vittorio. battuta, direi No, di sì. perché? Prof, Posso leggere il pensierino? no, prima andiamo a vedere un video. Ti va? Andiamo a Sì, vedere un certo. video che è del 1993, mi sembra. Fabio, dico bene? Come ce l'avevi la maglietta 93 del c'era il 93, mondo. Fabio? Che video è? C'era un video, c'era il mondo. 93 sì, 93, 93 mondo, sì. mondonico sicuramente. Andiamo a L'ultima vedere Coppa com'era il Italia, dai. Filadelfia, nell'antistadio. Dai, andiamo a vederlo insieme, sono pochi secondi. Vai sempre, va. No, no, dai, mi porta la sfiga. Scusa! Non vuole l'intervista Porta perché la porta sfiga, fare interviste, no, veramente, va. Dove l'hai imparato? No, no, è veramente così, eh. Ti dico veramente. Ma veramente? Oh, ma stai Oh, non calmo, vuole. eh! Lui non vuole farlo. No! Va bene, fai che ti vada male qualcosa, poi vedi. E infatti, pochi giorni dopo, cosa succede? Leggete questo giornale, derubato Jarni, furto di 100 milioni a casa del croato e chissà la colpa chi va a debitare. Ma e chi sarà il mandante? Silvia, non piangere, Silvia. Allora, innanzitutto, fantastica. referendum al brucio, ma dal 1993 al 2000 e quanti ne abbiamo? 2007 oggi? Siamo Dal al 2007. 2012. Cioè, ma quanto è migliorata Silvia? Migliorata, migliorata. Eh? Poteva solo migliorare. Allora, no, no, no. Tira un altro tappo, eh! Posso Detta così dire è detta che male, sei però. autorizzata. Diceva fesseria allora, eh. Non è che sia cambiato. No, quel allora, signore lì era Jarni, un terzino slavo. Poi passato all'altra Lo chiamavano la freccia del La Salento, freccia di no? Spalato. La freccia di Spalato. No, è successo questo, allora ve lo racconto. Sarò breve. Aiuto, aiuto, andiamo via. Prima di questo episodio qua, un giorno vado al Philadelphia a intervistare Jarni, lavoravo già a Mediaset, mi occupavo di sport, mi mandano a intervistare Jarni, reduce da un infortunio. Io mi avvicino e lui mi dice, no, dopo mi intervisterai, ma dopo l'allenamento. Dico, dai, poi diventa buio, devo correre a montare il servizio, dai, per favore. No. E io mi giro e dico, mannaggia se si spaccasse ancora un... Ma io ho detto così per ridere, lui niente, si è spaccato. Allora ritorna, e questo era il suo di nuovo rientro dopo tanti mesi, e come mi vede dice, no, io con quella non ci parlo, mandatela via. Allora io gli ho detto, sì, se ti risuccede qualcosa poi E vediamo, andiamo l'hanno a ridere. derubato. Arriva a casa, la casa è 3 giorni svaligiata. dopo gli hanno rubato. A Vinovo tutto Niente l'anno. male. Sì, ma se questi Buone poteri. vacanze a tutti, tornate presto, dice Tiziana. Andrea Max dice: "Grande Gabri, un bacio e 10 lode." E poi Grazie. dice, a proposito di giocatori belli o brutti, dice: "Fantini bello bello non è." Effettivamente, ma la non gli lista si può né sarebbe dire lunga. neanche Bravo tanto però, torto. Fantini. Flavio, il messaggio sta arrivando adesso e ricorda Posso Robert leggere il Jarni. pensierino? Dai, andiamo col pensierino, No, dai. perché secondo me ci si può discutere su questa Con lo cosa, eh. stacchetto, però. Stacchetto, eh? Ma Stacchetto. ti alzi in piedi o stai seduta? Sto così. Stai così? Mamma Mezzo mia, che busto. curve, E lo stacchetto però? oi. Allora. Posso? Allora, pensierino di Frediano Boggio. Tra alcuni mesi inizierà la massiccia campagna vaccinazioni per l'influenza A, ma il mio consiglio è di immunizzarci contro la B. Fantastico. Frediano, ma come ti vengono? Non lo so. E come dice il mio amico Gualtiero del Bar degli Scemi, se avessimo tutti quanti seguito il consiglio di Monti di sospendere i campionati, il Torino avrebbe avuto per 3 anni La Serie la Serie A assicurata. E se andiamo avanti così con tutte le scommesse che ci sono, magari anche un Lo posto in rileggo. Champions League, rileggilo come vuoi. Tra alcuni mesi inizierà la massiccia campagna vaccinazioni per l'influenza A. Ma il mio consiglio è di immunizzarci contro la B. Ti è piaciuto questo È bella, pensiero? molto bello questo pensierino, perché effettivamente prima dobbiamo
A proposito, a proposito di salute, c'è un messaggio che fa proprio riferimento al discorso della salute. Pietro giustamente ci dice: l'avvocata di Buffon dice che 1,5 milioni di euro sono stati spesi per investimenti in una tabaccheria, ma non lo sa che il fumo nuoce alla salute? E vabbè, devo dire che ce ne sono parecchi in merito. Ah beh, c'è Antonia che chiede l'onore di vedere Silvia e il prof fare un giro di danza in onore al toro. Sì, sì, Antonia non so ballare. Il valzer viennese. Professore, nemmeno io. Le pesto i piedi, poi vabbè, si lamenta per tutta l'estate. Posso dire anche un'altra cosa? Danni. Comunque, ieri c'è stata l'andata dello spareggio tra Varese e Sampdoria. Sampdoria ha avuto un fondello proprio, ma se avesse vinto e se vincesse il Varese sarebbe molto meglio, sarebbe già un modo di immunizzarci contro la B, perché se sale la Samp fa uno squadrone, noi dobbiamo pensare... Che beh, squadrone? Beh, lo fa più del Varese, noi dobbiamo pensare che penalizzino comunque un sacco di squadre. Tanto di Serie A, che partano con un sacco di punti, come è andato quel non derby. Meno due, noi dobbiamo pensare... Guarda qui, Andrea, ieri sera la Samp sembrava la Juve, tutto a favore, povero Varese. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, non me ne frega niente di uno e dell'altro, però voglio dire, preferisco il Varese in questo momento, a parte che la Samp proprio la odio e la schifo, ma tutta la vita, perché se penalizzassero delle squadre di Serie A con dei sostanziosi bei punti e venisse sul Varese sarei già un po' più, mi sentirei più immunizzata, no? Come diceva Frediano Boggio. E allora io invece voglio fare un altro intervento, così la butto lì. Interventi li fa Frediano Boggio, perché è un dottore. Non c'entra magari il calcio, però invece un episodio positivo. È alta 1,64 m, ha un grandissimo talento, non ci avrà magari aiuti fisico eccetera, e le ha spaccate tutte ed è in finale Roland Garros. Io voglio anche dei giocatori come la Sara, voglio anche nel dopo, io non so che squadra tifi, però mi sono innamorato, cioè, che detto, donna, mamma mia. Molto bravo. Sono la solita Maria, vorrei Sorrentino e vabbè, Sorrentino molto volentieri. Gabri, chi vuoi? Lei vuole piano. No, io aspetto. Tu aspetta. E poi mi... poi c'è Fabio che ha un po' di magliette da mostrare. Wilmer d'Alessandria dice: se